Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Allora, li ho visti tutti. Tutti i film con le candidature importanti agli Oscar me li sono sparati tutti. E ho deciso di fare una breve panoramica per tastare un po' il livello medio degli Oscar di quest'anno. Se nell'ultimo mese avete seguito il canale vi sarete accorti che ho parlato parecchio di Oscar. Questo perché credo che gli Oscar siano lo specchio dell'ipocrisia del cinema. E credo che in questo preciso periodo storico il cinema stia vivendo un picco di ipocrisia. O meglio, non proprio il cinema in sé, ma tutto quello che gli gira intorno. Se ci pensate un attimo, è dall'uscita di Oppenheimer che si parla solo di capolavori, di film imperdibili destinati a cambiare la storia del cinema. Poor Things è stato definito un capolavoro, The Zone of Interest è stato definito il film più importante del secolo, Past Lives un capolavoro, Killers of the Flower Moon capolavoro, Maestro capolavoro, Il ragazzo e il larone, Dune 2. Quando una definizione così alta diventa così frequente, almeno per me risulta evidente il suo utilizzo più propagandistico. Wow, i paroloni. Sono tutti dei buoni film, ma vanno definiti capolavori perché bisogna riportare il pubblico nelle sale. È un bene o un male? Chi lo sa. Comunque tuffiamoci in questi capolavori dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dalla categoria sceneggiatura non originale. Ora, non voglio fare il professorino, ma per chi non lo sapesse, non originale vuol dire sceneggiatura tratta da materiale già pubblicato. Quindi tratta da un romanzo, da una graphic novel, da un documentario, da un altro film nel caso dei remake o da una serie televisiva. Ve lo dico perché a volte ho sentito tradurre questa categoria della sceneggiatura non originale come una storia non particolarmente originale, cioè un po' banale, però sarebbe bellissimo. E l'Oscar alla storia più banale dell'anno va a... Hi Barbie. I film candidati in questa cinquina sono American Fiction, sceneggiatura tratta dal romanzo Erasure di Parsifal Everett, Barbie, sceneggiatura tratta da Bo, dalle istruzioni della bambola, presumo, Oppenheimer, sceneggiatura tratta dal libro American Prometheus di Kai Bird e Martin Sherwin, Poor Things, sceneggiatura tratta dall'omonimo romanzo di Alasdair Gray, The Zone of Interest, sceneggiatura tratta dall'omonimo romanzo di Martin Amis. Sono tutti dei bei film, tranne uno. Ma sono scritti bene? Credo che le candidature a Barbie e The Zone of Interest siano molto generose. Barbie è davvero un filmetto, poca struttura e ancora meno sostanza. E The Zone of Interest è talmente un film di regia, di visione tecnica del cinema, che la scrittura che c'è dietro, che c'è sotto, non traspare più di tanto. Farò un video dedicato a questo film che, vi anticipo, mi ha un po' deluso. Poor Things è un film assolutamente super godibile, ma ha un terzo atto e una risoluzione che cadono giù a piombo. Oppenheimer ha un'ottima sceneggiatura, ma almeno io l'ho dovuto vedere 3 volte per capire tutti i passaggi temporali. E c'è una cosa che non perdono a questo film, manca il cosiddetto viaggio nelle stelle di Oppenheimer. Il conflitto insito nel personaggio causato dalla mancata realizzazione del suo sogno da scienziato, cioè studiare le stelle e i buchi neri. Arriviamo ad American Fiction, film che trovate disponibile su Amazon Prime Video e che è davvero un bel film. Perché non è un capolavoro e neanche lo vuole essere. È un film leggero e profondo allo stesso tempo, con una storia semplice ma con diversi snodi narrativi che vengono elaborati in maniera lineare e armonica. È un film con un grande protagonista, ma ne parliamo dopo, e un mood positivo. Io sono stato bene guardando questo film, e non è banale. American Fiction è la storia di uno scrittore di colore che si ritrova intrappolato negli stereotipi della cultura afroamericana di cui fa parte. Stereotipi dai quali cerca di fuggire attraverso una sorta di elevazione culturale che però lo porta a risultare snob agli stessi afroamericani e ovviamente ai bianchi, perché un nero che vuole fare l'intellettuale ai bianchi non piace. Il film ha comunque un grosso difetto nella sua risoluzione. Ha un finale fatto a cavolo, o meglio, ha finali multipli. E credo che se si fosse concentrato su uno di questi finali, cioè il più irriverente, il film mi sarebbe piaciuto molto di più. Detto questo, credo che vincerà Oppenheimer.
passiamo ai film candidati alla categoria miglior sceneggiatura originale, cioè quelli che hanno le idee, che non hanno bisogno dell'aiutino. Abbiamo Anatomia di una caduta di Justin Trier, The Holdovers di David Hemmingson, Maestro di Bradley Cooper, May December di Sammy Birch e Past Lives di Celine Song. Per la serie Trova l'intruso elimino da questa cinquina subito Past Lives di Celine Song, film secondo me sopravvalutatissimo. Ho parlato di questo film ampiamente in un video che vi metto qui o qui o qui. Maestro di Bradley Cooper non è un brutto film, anche se ha un terzo atto che narrativamente fa una scelta secondo me scellerata. Non vi faccio spoiler, ma il film ad un certo punto diventa veramente un'altra cosa, del tutto staccata dai due atti precedenti. È un biopic, è la storia di Bernstein, il più grande direttore d'orchestra e compositore americano dell'era moderna, nonché maestro di Lydia Tarr. Crossover! Insomma, dicevo, è un biopic, quindi a volte la sceneggiatura cade nel tranello della cronaca, del dover fare l'elenco dei successi e degli insuccessi e soprattutto del dover ricordare di chi stiamo parlando. May December è un film molto bello, non è ancora uscito in Italia ma lo trovate su Netflix USA, basta una buona VPN. È una storia difficile che però è stata raccontata in modo molto molto elegante. May December è la storia di una relazione tra una professoressa e un suo giovane studente, vista con gli occhi di un'attrice che deve interpretare il ruolo della professoressa in un film tratto da questa comunque bizzarra storia d'amore. Film che assolutamente vi consiglio di vedere, tra l'altro è un film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore, quindi cioè non è che ve lo devo dire io. The Holdovers è un film che ho molto amato, la sceneggiatura è decisamente buona, solida, anche se succede tutto quello che deve succedere e il finale è un po' insomma. Anatomia di una caduta è sicuramente la sceneggiatura che spicca di più per l'audacia con cui tratta temi fortissimi come la depressione, l'invidia e il fatto che il mondo non tollera le donne forti, anzi più sono forti più cerca di affondarle. E direi che con Anatomia di una caduta abbiamo un vincitore. Passiamo agli attori non protagonisti. Sterling Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Ryan Gosling per Barbie e Mark Ruffalo per Poor Things. Credo che Robert Downey Jr. non abbia rivali. Primo perché ha potuto lavorare su del materiale di livello, con un regista di livello e supportato da un cast di livello. Lo stesso discorso potrebbe valere anche per Mark Ruffalo, però come ho detto prima, secondo me Poor Things ha dei notevoli problemi di sceneggiatura. Sterling Brown in American Fiction fa una parte un po' stereotipata, devo dire che non mi ha entusiasmato più di tanto. Robert De Niro in Killers of the Flower Moon fa il suo dovere, ma è tutto il film a non funzionare. Ne ho parlato in un video, qui o qui, oggi non capisco la simmetria. E arriviamo a Ryan Gosling, per la sua interpretazione di Ken nel film Barbie. Candidatura che all'inizio mi era sembrata molto generosa, ma poi devo ammettere che Gosling è forse l'unica cosa che funziona in quel film. È sicuramente il personaggio meglio strutturato, quindi diciamo che ci può stare. Un Oscar a Ryan Gosling farebbe crollare il Dolby Theater, ma credo che Downey Jr. abbia già pronta la mensola per la statuetta in casa sua. Passiamo alle attrici non protagoniste, Davin Joy Randolph. Tagliamo corto e finiamola qui. Questa attrice con la sua interpretazione in The Holdovers mi ha rubato il cuore. Personaggio scritto in modo magistrale, inserito in una drammaturgia che funziona, supportata da un cast fantastico e diretta da un grande regista. Che vuoi di più? I pianeti sono allineati e Davin per me ha già vinto, anche perché in cinquina non ha rivali. Emily Blunt, almeno per me, in Oppenheimer non fa niente di memorabile, anzi è il personaggio che ho detestato di più. Danielle Brooks per il musical Il colore viola è una candidatura politica. Ogni anno candidano un'attrice di colore che fa sempre lo stesso ruolo, cioè la donna ai margini che si riscatta grazie alla sua dignità. E più vedo questi stereotipi e più credo che American Fiction sia un grande film. La candidatura ad America Ferrera per Barbie fa solo ridere. E poi c'è Jodie Foster per la sua interpretazione in Niad. Questa è una candidatura di rispetto alla carriera. E del film Niad parliamo dopo. Passiamo agli attori protagonisti. Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin,
Paul Giamatti in The Holdovers, Cillian Murphy per Oppenheimer e Jeffrey Wright per American Fiction. Qui la new entry è Colman Domingo per Rustin, film che trovate disponibile su Netflix. Rustin è la storia di Bayard Rustin, braccio destro di Martin Luther King, nonché mente e organizzatore della storica marcia su Washington, che ebbe luogo nell'agosto del 63, evento durante il quale King fece il famoso discorso I Have a Dream. La storia di Rustin è molto particolare, perché oltre ad essere un attivista di colore in un periodo in cui non esistevano i diritti civili per gli afroamericani in America, è anche omosessuale in un periodo storico in cui l'omosessualità era punita con la galera, sempre in America. Stiamo parlando dei primi anni 60. Il film ruota tutto attorno all'attore Colman Domingo, che è bravo, assolutamente bravissimo, ma è il film a non esserci. È un film elementare, da Black History Month, lo fai vedere nelle scuole e poi te lo dimentichi. E anche qui è impossibile non pensare all'attualità di un film come American Fiction. E anche qui l'ipocrisia degli Oscar, nello stesso premio convivono la critica allo stereotipo e lo stereotipo stesso. Sti americani. Bradley Cooper, il maestro, è bravo ma è troppo. Ha un riflettore costantemente puntato addosso e un neon in fronte con su scritto «Vi prego datemi un premio». Vidro è molto più bravo come regista che non come attore di se stesso. Maestro, registicamente parlando, è davvero un grande film. Ci sono un paio di scene, soprattutto una con uno Snoopy gigante che è fantastica. Paul Giamatti è fantastico in The Holdovers. Il perdente per eccellenza. Colui che nell'America in cui dovevi farcela per forza, invece non ce l'ha fatta. Viva il cinema dei perdenti. Jeffrey Wright in American Fiction è fantastico, mai fuori tono, mai troppo o troppo poco, aiutato sicuramente da una buona sceneggiatura e da una buona regia, e finalmente un ruolo da protagonista per questo attore che ha sempre fatto la spalla. Però, quest'anno c'è Cillian Murphy. Quest'uomo l'Oscar se lo merita. Tiene addosso 3 ore di Oppenheimer e quel suo primo piano finale, ragazzi, ha vinto. Passiamo alla miglior attrice protagonista. Abbiamo Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller per Anatomia di una caduta, Carey Mulligan per Maestro, Emma Stone per Poor Things e Annette Bening per Niad. Ho parlato di tutti questi film tranne Niad. Niad lo trovate disponibile su Netflix ed è la storia vera della nuotatrice Diana Niad, che a 64 anni decide di percorrere a nuoto i 177 km che separano Cuba dalla Florida. Ma chi te lo fa fare? Il tutto contro le correnti marine, gli squali, le meduse assassine, l'età, ma anche flashback del padre violento, del suo primo allenatore che abusava sessualmente di lei, il tutto sempre a fianco della sua migliore amica e allenatrice, che nel film è interpretata da Jodie Foster, anche lei in candidatura. Che dire, Niad è quel tipo di film in cui mai, neanche per un secondo, dubiti che la protagonista riesca a raggiungere il suo obiettivo. Anche perché è una storia vera, quindi c'è poco da fare. In più, quando Niad arriva effettivamente in Florida a nuoto, essendo partita da Cuba, dice «Ragazzi, dovete credere ai vostri sogni». È quel tipo di film lì, ancora, nel 3068, ancora il film dei sogni. Il film non c'è, anche se visivamente ha dei momenti fantastici, che sono le scene in cui lei nuota di notte. Ecco, se tutto il film fosse stato così, sarebbe stato un pezzo di videoarte. Invece no, è un biopic di interesse sotto zero. Le due attrici sono bravissime, ma è una candidatura di rispetto alla carriera. L'interpretazione è assolutamente by the book. Niente fuori dalle righe. Sandra Hüller è una candidatura molto interessante, devo ammettere che è stata molto molto brava in Anatomia di una caduta, quello era un ruolo molto difficile. Emma Stone è bravissima in Poor Things e coraggiosissima, perché Poor Things è un film molto fisico, molto sessuale e non è banale in questi tempi moderni e bigotti allo stesso tempo. Carey Mulligan tiene letteralmente in piedi il film Maestro. È davvero fantastica nel ruolo della moglie di Bernstein. È il pilastro di questo film. E arriviamo a Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, film che non ho amato e interpretazione che non ho amato. Però sarebbe la prima attrice indiana nativa americana a vincere un Oscar e l'Academy gode per queste cose. In più, credo che le tante scene di sesso in Poor Things alla fine penalizzeranno Emma Stone, perché l'Academy è super bigotta.
Vedremo, magari vince la Holler e sarebbe un gran bel colpo. Passiamo alla categoria del miglior regista e abbiamo Jonathan Glazer per The Zone of Interest, Yorgos Lanthimos per Poor Things, Justin Trier per Anatomia di una caduta, Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon e Christopher Nolan per Oppenheimer. Allora, qui bisogna fare una distinzione tra registi che sono solo tecnici, registi che sanno orchestrare il cast e registi tecnici che sanno orchestrare il cast. Sicuramente i registi più talentuosi finiti in candidatura sono Nolan e Lanthimos. Scorsese è una candidatura di rispetto. Justin Trier ha orchestrato meravigliosamente il suo cast, ma tecnicamente non ha aggiunto nulla alla storia del cinema. È una candidatura esotica, come ultimamente fa spesso l'Academy. E Jonathan Glazer, che ha fatto un film visivamente perfetto e innovativo per un terzo, per poi perdersi non so cosa avesse in mente. Sinceramente è un film che mi ha parecchio deluso. Sinceramente credo che Christopher Nolan non abbia rivali. Categoria miglior film straniero. Categoria tradotta sempre male è film in lingua straniera per gli americani, quindi film non in inglese. Straniero per chi? Le candidature sono Io Capitano di Matteo Garrone, Perfect Days di Wim Wenders, La Società della Neve di Juan Antonio Bayona, La Sala Professori di Iker Katak e The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che ovunque. Ho parlato sia di Io Capitano che della Società della Neve in un video, qui, scusate, ma oggi non ce la faccio. E ho molto apprezzato il film spagnolo, credo che sia veramente un film fatto bene. Mentre credo che Io Capitano sia un film razzista e fascista. È un film che ho detestato e soffro veramente nel vederlo in cinquina. The Zone of Interest sembra essere il vincitore annunciato, anche se secondo me ha più difetti che pregi. La Sala Professori è un bel film, girato benissimo, bravissimo il cast, ma ha un finale troppo sospeso. Vero, tratta temi difficili da concludere, come la fiducia tra adulto-adulto e adulto e ragazzi all'interno di una scuola, però 5 minuti in più sarebbero serviti. E arriviamo a Perfect Days, per me il film più bello della cinquina. Ho parlato di questo film in un video e secondo me è proprio cinema pulito, ordinato, semplice e complesso allo stesso tempo. Bello. Vincesse Perfect Days, sarei l'uomo più felice del mondo. E passiamo al miglior film, ben 10 papabili. American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things and The Zone of Interest. Tutti capolavori! Diciamo che a parte Barbie, grosse cazzate non ce ne sono. Past Lives è sicuramente fuori luogo in questa decina. Killers of the Flower Moon è una palla di film. E The Zone of Interest per me è sopravvalutato. Tutti gli altri, se non ci fosse Oppenheimer, assolutamente se la giocherebbero. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, Christopher Nolan ha già vinto dall'estate scorsa. Giusto o sbagliato? Oppenheimer sicuramente non è un film perfetto, ma è un grande film. È un film che è stato fatto amando il cinema e ha riportato un sacco di gente nelle sale. Quindi dovesse vincere un Oscar, ne sarei ben contento. È un film che ho visto 3 volte, che mi ha sfidato su più punti di comprensione e alla fine del tempo mi è cresciuto. E quella scena finale ce l'ho in testa che non va più via. Quindi viva Oppenheimer! Dopo questa ennesima e vi giuro ultima chiacchierata sugli Oscar, ho deciso di stapparmi una birra che filosoficamente mi ricorda un po' gli Oscar, cioè è una nobile decaduta. Sto parlando della Rodenbach Grand Cru, che è una Red Flemish, birra in stile belga, quindi è, diciamo, una birra ambrata invecchiata in botti di legno. È una birra con una grandissima storia e tradizione alle sue spalle. Però poi il birrificio è stato acquisito da un marchio, chiamiamolo commerciale, e quindi dicono che questa birra abbia perso di fascino. Personalmente è una birra che amo sempre bere ed è un po' come gli Oscar, cioè lo sappiamo che sono l'ipocrisia dell'industria, però ci appassionano. Questa birra, seppur abbia perso la sua vena, chiamiamola artigianale, continua ad appassionarmi. Nel bicchiere si presenta un bell'ambra intenso, con una schiuma abbastanza colorata, molto bella da vedere. Al naso si avverte una punta di acidità, come se fossero delle ciliegie molto 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 mature.
e in bocca è sempre buona. Sa tantissimo di veramente ciliegia ed è un effetto dato dall'invecchiamento in legno. L'acidità è percettibile ma non fastidiosa. Anche la carbonazione è perfetta, è una birra morbida, dissetante, ragazzi, ma che volete di più? Quindi la notte tra domenica e lunedì ci saranno gli Oscar. Se siete rimasti indietro, vi ho parlato di film che magari non avete ancora visto e che avete ancora tempo di vedere, come American Fiction, che è consigliato. Poi si vedrà chi ha vinto e chi ha perso. Nel frattempo, dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.